Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Genetic DNA e a questa ultima parte della collezione dei miei film in Blu-ray. Alla fine dedicherò questo video anche a mettere 5 piccoli cofanetti che ho in DVD per non fare due video separati. Quindi iniziamo subito con un bellissimo capolavoro, ovvero Senna, il documentario di Senna, uno dei migliori piloti di Formula 1 dei tempi. Max Payne, versione estesa. Questo vabbè, non è un capolavoro, ma lasciamo il mitico A-Team, anche questa versione estesa. Poi2012. Questo sembra tanto un videogame. Eagle Eye, in questa special edition che non ha nulla di speciale a parte forse qualche contenuto extra. Codice d'onore con Tom Cruise e Demi Moore. Andrò molto veloce perché sennò qua. Poi Street Fighter, sfida finale. Questo era più che altro un recupero che l'ho trovato al Media Market, che sarebbe in Italia il Media World, in una di quelle ceste dove si trova tutto. Il mitico Ted mi ha fatto scompisciare da ridere. Qua c'era dentro, se non sbaglio, anche, ah sì, c'è dentro praticamente un adesivo che vabbè, non so cosa me ne farò. Spostiamo un po' spazio. Surf Up, il re delle onde, un bellissimo film d'animazione con i pinguinazzi che fanno surf. Abbiamo Nightmare. Benvenuti nel vostro incubo. Poi Jennifer's Body. Questo è un film che ho preso veramente per sbaglio, perché beh, l'ho preso più che altro per Megan Fox, però vabbè, non è proprio della Madonna. Poi Duplicity, rubare 40 milioni è facile. Sì, dici te, faccio anch'io tutti i giorni. Poi abbiamo Prince of Persia, poi abbiamo Innocenti Bugie. Bastardi senza gloria. Poi Viaggio nell'isola misteriosa, che questo in teoria sarebbe il secondo, però il primo non sono riuscito a trovarlo. Van Helsing, con questa merda qua di cartaccia che non sono mai riuscito a togliere. O meglio, lo sono sempre dimenticato di togliere. Poi Biancaneve e il cacciatore in questa versione in steelbook, dove abbiamo dentro il film, questo dovrebbe essere il film in versione DVD e la colonna sonora. Vediamo se riesco senza fare troppi casini a farvi vedere il che miseria, aspettate. Il retro della copertina come si presenta. Così, questa steelbookina qua. Adesso rimettiamo dentro il tutto senza fare bordello. Ok. Poi abbiamo In Time, vivere per sempre o muori provandoci. John Carter 3D. Questo vabbè vale sempre la solita balla che vi racconto sempre, ovvero che ci sono due dischi, uno per il 3D e uno per il. Fatto
Final Destination edizione speciale, due dischi, questo film l'ho preso, me ne sono un po' pentito perché vabbè. Distretto 9. Anche questo, vabbè. Lascia correre, dai. Watchmen, anche questa versione speciale, due dischi. Tra l'altro questo mi sa che ho fatto una cazzata. No, è della DC Comics, no, pensavo di averlo messo per sbaglio. Face Off, anche questo è un film molto, non è recente, cioè un po' vecchio come film, ma l'ho recuperato da poco con appunto Travolta e Nicolas Cage. E finiamo con, diciamo, uno degli ultimi acquisti che ho fatto alla fine di agosto, ovvero Oblivion con Tom Cruise e Morgan Freeman. Questo dovrebbe essere l'ultimo film che ha fatto Tom Cruise. Ok, ragazzi. Questi sono, diciamo, gli ultimi Blu-ray. Ce ne sono ancora due che però ho acquistato appunto adesso e lo metterò assieme al video acquisti di settembre. Ora volevo farvi vedere questi cofanetti. Allora, iniziamo col primo, che è il cofanetto di Jurassic Park, in questa un po' custodia cartonata, dove abbiamo racchiusi, spero che la mia GoPro, avendo un angolo della Madonna, riesca a far vedere il tutto. Facciamo vedere anche il dietro. Voilà. Spero veramente che vi ha fatto vedere tutto. Mettiamolo qua. Poi il cofanetto di Indiana Jones. Questi sono i. Sono dentro racchiusi. I tre film più. Ovvero, questi sono i contenuti. I contenuti speciali. L'ultima crociata. Il Tempio Maledetto. I predatori dell'arca perduta, anche se penso che vanno messi al contrario. E niente, il cofanetto si presenta così. E collezionare i film era una passione, è una passione che avevamo io e mio padre ai tempi delle VHS. E ho voluto cambiare tutte le VHS con i DVD, adesso i Blu-ray, infatti li sto rifilando i miei vecchi DVD a mio padre. Poi abbiamo un altro cofanetto che è la Ultimate Collector di Nightmare, con questa manina qua più o meno che si è quasi smontato, questo purtroppo mi è caduto e ho fatto un disastro. Ma si apre tipo così. Qua abbiamo una sorta di libretto illustrato di tutte le cose, e qui abbiamo praticamente i film rilegati in questa chiusura. Anche se un film in DVD non ho voluto darlo via per prendere, c'è un po' di polverazza perché ovviamente era in cima all'armadio. Mettiamolo qui così. Poi abbiamo la trilogia in questa Platinum Edition con questa steelbook del Ritorno al Futuro. E anche qui abbiamo i tre film, i contenuti speciali e quant'altro in questa steelbook. Qua dietro non c'è niente, quindi non vi faccio vedere. Siamo là qua sopra. E poi finiamo con l'ultima, diciamo, cofanetto, che è il cofanetto di Rocky, che contiene 5 film. Devo recuperare l'ultimo, diciamo, Rocky Balboa. Ok, qui abbiamo praticamente
di DVD messi in questa maniera. Qua dietro c'è la stessa foto che c'è davanti. Dietro è raffigurato, scusate, qua c'è un bordello, in questa maniera. Tra l'altro questa collezione qua mi è stata regalata appunto da mio padre. E qui c'è praticamente una specie di illustrazione di tutte le scene più o meno cult del film. Adesso qua non riuscirò a rimettere insieme tutto. Bene ragazzi, con questa parte abbiamo finito la collezione dei miei Blu-ray e ho deciso nei video acquisti, oltre ai videogame, di mettere anche i film che acquisterò, così almeno faccio anche qualcosa di in più sul mio canale. Bene ragazzi, vi saluto, vi auguro un buon weekend a tutti, ciao ciao ragazzi, ai prossimi video.